Contratti di convivenza, una formula che si sta imponendo, soprattutto grazie alle tante coppie che hanno scelto di vivere il proprio amore in assenza di consacrazione ecclesiastica o civile. Su questo versante è presentata a Napoli, nella sede dell'ordine notarile, i contratti di convivenza, nell'ambito dei quali i notai napoletani offriranno consulenza gratuita, personalizzata, sulle problematiche patrimoniali che riguardano i conviventi e le coppie di fatto, illustrati gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a disposizione di tutte le coppie non unite nel matrimonio classico. Noi abbiamo, come dire, accesi i riflettori su questa tematica di grande valenza sociale con questa giornata, il 30 novembre, nella quale tutti i consigli notari d'Italia resteranno aperti per l'intera giornata per offrire una consulenza gratuita ai cittadini. Come diceva lei, è un'istanza che viene da moltissimi cittadini, perché la convivenza è divenuta oramai una fattispecie in grandissima evoluzione numerica. Secondo un rapporto Istat parliamo di quasi 1 milione di conviventi, rapporti di convivenza. Convivenza che noi intendiamo come un'unione stabile ed affettiva tra due persone che, per scelta o in quanto per un impedimento giuridico, eccetera, non siano legati da vincolo matrimoniale. Contratti di convivenza, da precisare soprattutto che si tratta di aspetti patrimoniali della convivenza, cioè il notariato intende offrire una risposta attraverso degli strumenti concreti di natura giuridica, relativi per esempio alla regolamentazione delle spese, al diritto all'abitazione dei coniugi, sino ad arrivare alla designazione di un amministratore di sostegno, anche alle disposizioni di carattere testamentario, sempre nel rispetto e avvalendosi degli strumenti della normativa vigente.